Nella lezione precedente abbiamo detto che le vie prepiramidali sono costituite da cervelletto, gangli della base, corteccia premotoria e neuroni specchio, anche detti neuroni mirror. Abbiamo approfondito il cervelletto, che è il timone regolatore del movimento, e i gangli della base, anch'essi coinvolti nella regolazione e modulazione del movimento. In questa lezione invece andiamo a parlare brevemente della corteccia premotoria e dei neuroni mirror. Iniziamo con la corteccia premotoria che vedete nell'immagine. Questa parte della corteccia è sempre attiva e ha una funzione importante di stabilizzazione delle spalle e delle anche durante i movimenti, sia manuali che di deambulazione. Se la corteccia premotoria venisse danneggiata, si verificherebbe un deficit di stabilità della spalla e del bacino controlaterale. I neuroni specchio, anche detti neuroni mirror, sono una recente scoperta delle neuroscienze. La funzione dei neuroni specchio è legata all'imitazione motoria, ossia all'imitazione del movimento di altre persone di fronte a noi. Se una persona di fronte a noi sta prendendo una bottiglietta d'acqua sul tavolo, i neuroni specchio si attiveranno esattamente come se fossimo noi a compiere l'azione. I neuroni mirror sono infatti strettamente connessi al concetto di empatia e simulazione. Nell'uomo, oltre ad essere localizzate in area motorie e premotorie, si trovano anche nell'area di Broca, che è l'area del linguaggio, e nella corteccia parietale inferiore. Il fatto che parte dei neuroni specchio siano attivati vicino all'area di Broca per alcuni scienziati è la prova che il linguaggio si sia evoluto tramite l'informazione trasmessa con le prestazioni gestuali, anche delle labbra, e che tutto il sistema dei neuroni mirror sia stato in grado di codificare e decodificare, nonché di comprendere il linguaggio umano. Di questo non c'è ancora evidenza scientifica, ma è una supposizione che, vista l'attinenza anatomica con l'area di Broca, non è del tutto improbabile. Altre ricerche collegano i neuroni specchio alla comprensione dei comportamenti, che esprimono un'intenzione non ancora manifestata, previsione di un comportamento da mettersi in atto a breve.